Con l'apertura della sede elettorale in piazza Sant'Agostino a Teramo è stata ufficializzata la candidatura di Alfonso Di Sabatino Martina, detto Dodo, in appoggio al presidente uscente Marco Marsiglio. A sostenere il candidato l'onorevole Lorenzo Cesa, segretario dell'UDC. Dopo alcuni anni, Di Sabatino torna a proporsi alla regione per rappresentare Teramo e la provincia. Nelle cose, la mia storia parla per me, è un'emozione non indifferente. Torniamo a candidarci dopo un po' di tempo e lo facciamo con grande entusiasmo. L'UDC è parte di me come lo è la mia storia di centrodestra. L'UDC non è mai sopito, gli ideali non muoiono mai. È un valore inestimabile, un'area moderata di centrodestra che saldamente vuole rappresentare un'anima moderata nel centrodestra. La polemica che in questi giorni va avanti è quella che appunto la provincia di Teramo da parte di Marsiglio sia stata un po' dimenticata. Lei come la pensa? Sono qui per questo. Per rappresentare Teramo, la mia provincia è questa splendida realtà che in questi anni, mi permetto di dire, ha avuto risultati non confacenti alle aspettative, al ruolo e alle capacità che questo territorio può mettere in campo. Quindi con Marsiglio avrò un rapporto leale, ma avrò la schiena dritta, come nella mia vita, i miei 50 anni. Quello che Dodo Di Sabatino ha detto è che praticamente porterà la provincia di Teramo, che a volte magari è un po' dimenticata, pensa che possa riuscire in questo compito? Ma Dodo ha tutte le caratteristiche per fare un lavoro positivo e rappresentare in maniera straordinaria la provincia di Teramo all'interno del Consiglio regionale, quindi e portare all'interno della regione gli interessi dei teramani. È un giovane che io conosco veramente da molti anni, che è appassionato di politica ed è soprattutto uno che sa amministrare, che lo ha dimostrato già da amministratore di questa città, ed è uno molto concreto. Ha avuto una storia importante in questa regione, eredi dei Democratici Cristiani che hanno fatto grandi cose in questa regione. Vorremmo tornare attraverso personalità come Dodo Di Sabatino ad essere quello che sono stati i nostri padri della Democrazia Cristiana in questa regione.